Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Il video di oggi non sarà prodotto da il Lorenzo Galassi, videogiocatore competitivo di Pokémon. Il video di oggi lo scrive e lo interpreta il Lorenzo Galassi, che non solo è stato responsabile del palco della Games Week 2017 di Nintendo, non solo è stato responsabile di tutto lo stand praticamente di Lucca Comics 2017, sempre di Nintendo, non solo il Lorenzo Galassi che studia comunicazione e tutti i fattori, tutte le regole del mondo del marketing, della comunicazione, della strategia, non solo il Lorenzo Galassi che ha lavorato in tipo 3-4 agenzie di comunicazione, ma anche quel Lorenzo Galassi che gioca da anni a ogni tipo di videogioco, che da anni ormai conosce il mercato, che da anni tocca ogni tipo di gioco Nintendo e concorrenza. Quindi quello che vi sto dicendo ha un valore diverso da quello che vi dico di solito nei video di Pokémon, perché qui sto facendo parlare il mio professionista, la mia figura professionale, non il videogiocatore, non lo youtuber. Io vi sto dando una mia opinione a livello professionale. Quindi cominciamo subito. Prima di iniziare a parlarvi di Pokémon Let's Go e di Meltan, voglio parlare del punto debole, secondo me, da quello che ho visto con mano, di queste due enormi aziende. Perché il loro punto debole, la loro più enorme difficoltà, secondo me, da quel che ho visto lavorando, è il prendere informazioni, è il prendere feedback da tutti i fan in maniera pulita, quindi dando loro il giusto peso e la giusta importanza. Il problema per queste due aziende è che, cosa numero uno, il fan base è frastagliato, indeciso. C'è chi vuole una cosa, c'è chi vuole l'opposto. E la seconda cosa che li tradisce, secondo me, è il fatto che Nintendo è divisa in Nintendo of Japan, che insomma comandicchia un po' le altre, e comanda quindi Nintendo of Europe, e Nintendo of Europe che poi comanda l'Italia. Quindi è un po' difficile il percorso in avanti, figuriamoci indietro. Per Nintendo è difficile prendere informazioni, persino con le agenzie che lo aiutano, prendere del feedback da chi compra, da chi gioca, dalle community, soprattutto dalle community. Per Nintendo Italia è difficilissimo prendere informazioni se non da Francesco Ciruzzo e da Francesco Pardini. E The Pokémon Company International invece è un'azienda talmente grande che ha difficoltà a muoversi, ha difficoltà a cambiare, perché ogni cosa che fa deve essere sicura, calcolata alla perfezione, perché ci sono investitori, ci sono reparti completamente separati gli uni con gli altri. Quindi anche loro hanno difficoltà sia a prendere feedback, ma anche a metterli in pratica e anche a cambiare direzione, perché sono un'azienda enorme. Ma iniziamo a parlare di Pokémon Let's Go, appunto, perché comunque Pokémon Let's Go è il tentativo di unire Pokémon Go col titolo Pokémon per 3DS e metterlo su Switch. Quindi il tentativo è quello di prendere due fanbase, unirle e non solo unirle, farle passare alla nuova console, cercando di vendergli una nuova console, ma è proprio qua, è già qua che si vedono i primi problemi, perché Pokémon Go innanzitutto è gratis e ognuno, tutti hanno uno smartphone, quindi chiunque ha uno smartphone non deve spendere neanche un centesimo per toccare Pokémon Go. Secondo, il Nintendo 3DS costa esattamente la metà, se non di meno, rispetto al Nintendo Switch. Quando si fanno manovre economiche, manovre di marketing, insomma, ci si mette nel mercato con qualcosa di nuovo, solitamente il potere d'acquisto è la cosa a cui viene data più importanza o quasi per mettersi nel mercato.
Noi siamo abituati a vedere Pokémon che spopola, Pokémon che viene giocato da tutti e Pokémon giocato anche dai bambini, perché il 3DS è poco costoso, è molto buono, è una macchina formidabile, perché comunque è resistente, performa bene, è una console che ha avuto una formula ottima, se non sbaglio hanno venduto più di 80 milioni, forse 90 milioni di console, quindi nel mercato è ferrea, ha sempre venduto, i bambini sono abituati a giocare al Nintendo 3DS, sono abituati a comprarlo, i genitori hanno inquadrato il Nintendo 3DS come una cosa anche per i bambini, quindi accessibile perfettamente dai bambini, cosa che la Switch non è, perché un bambino a tenerla in mano la Switch fa fatica se non è abbastanza cresciuto o non ha comunque delle dimensioni delle braccia adeguate e delle mani. Quindi qui si rischia di avere un ulteriore scalino. Non solo c'è lo scalino di cambiare console, non solo c'è lo scalino di unire due community, di unire due fanbase e portarle in una nuova console, ma c'è la nuova console che costa 400 euro tra Switch, Sfera Poké e Pokémon Let's Go. E qua iniziamo poi a pian piano a parlare del fatto che forse ne può valere la pena, forse no, dipende da che persone siate, da che tipo di videogiocatori siate. Parlando francamente, io mi sento un po' fuori dal target di questo titolo, ma io sono un giocatore a parte, io sono un PC gamer, sono un giocatore completamente PvP della storia, mi sono sempre interessato da bambino, da ragazzetto, poi ho smesso da quando ho compiuto i 14 anni. Quindi prendete anche con le virgolette quello che vi dico, perché comunque le mie opinioni sono dettate dal mio essere videogamer competitivo, mentre le mie elaborazioni sui fatti, sulle scelte di TPCI sono invece dettate dalla mia visione un po' più professionistica della cosa. Pokémon Let's Go è ovviamente un tentativo di allargare il target sempre di più e a più persone possibili, perché comunque ormai The Pokémon Company è uno dei colossi che ha fatto più soldi nella storia. Quindi insomma, vendere di più, quindi allargare il target, interessare più persone. Come si eliminano determinate cose che a non tutti interessano, come le abilità o l'online, però si rende il gioco più semplice, più accessibile, si prende canto, quindi si torna nel passato, chiunque abbia giocato a Pokémon, quindi viene preso da una nostalgia. Però quello che penso io è che si rischia che il gioco venga definito monotono, che diventi monotono dopo una settimana che si è comprato. Voglio dire, se ti manca l'online, se le abilità non ci sono, se non c'è la lotta in doppio, quindi l'online c'è, puoi giocare con i tuoi amici, ma non c'è il battle spot, non c'è niente che ti faccia competere contro gente che non conosca. Si rischia di spendere 400 euro per un gioco, una console, che dopo 10 giorni, 20 giorni di gameplay, non lo tocco più. Ed è questo un grande rischio, perché 400 euro sono tantissimi, non sono pochi, sono un affitto di un mese. Ci mangi, ci vivi con 400 euro prima di dedicarli a solo 20 ore di gameplay. Potevo capire con Zelda che sono 200 ore, 400 ore e praticamente vai a spendere un euro per giocare un'ora a Zelda ed è una cosa che ne vale pienamente la pena. Però insomma ho paura che avremo in parte un anno di vuoto per quanto riguarda i contenuti, perché se levi le difficoltà e cerchi di allargare il target, questo può essere uno dei risultati. Un grande punto a sfavore di Pokémon Let's Go Pikachu è stato il marketing attuato da TPCI all'inizio della campagna marketing. È stata veramente una cosa oscena. Cercavano magari di farci sentire il meno possibile lo scalino di console e smartphone che vengono portate a Switch, lo scalino che ci sono vari cambiamenti e che c'è una specie di rivoluzione per quanto riguarda il gioco. Però le scelte del marketing di The Pokémon Company, secondo me, non sono state pessime, sono state oscene e ve ne faccio vedere adesso un esempio. Questo è il video di Princess Hime Sweet TV,
È uno dei primi gameplay che sono usciti di Pokémon Let's Go Pikachu ed è uno dei trailer, insomma uno dei gameplay che ha avuto un impatto catastrofico sul mio giudizio di Let's Go, perché ragazzi, se vi concentrate su quello che accade in questo trailer, noi vediamo dei bambini giapponesi insieme a un Pikachu che ha la tremarella, che stanno festeggiando perché stanno catturando dei Pokémon. Ora io voglio dire, ok, stiamo presentando un nuovo gioco, bellissimo, si vedono le novità, ma le novità non ci sono perché la cattura è di Pokémon Go. E poi qua le difficoltà che vediamo sono quali? Lanciare la Pokéball? Non c'è quasi alcun combattimento, c'è solo la difficoltà di colpire il PG8 al volo. E il momento di suspense qual è? L'unico momento di suspense, l'unico momento di difficoltà è generato dal caso in cui la Pokéball shakerà e non sai se hai catturato oppure no il Pokémon. Questa è la difficoltà, non c'è nessun altro tipo di difficoltà. Io sono un videogiocatore e vedere una cosa del genere mi dà fastidio perché sono abituato a provare fastidio nelle difficoltà, a cercare di superarle. Io devo sbattere la faccia sul muro, piangere perché non ce la faccio, a usare l'ingegno e migliorarmi. I bambini, secondo me, non sono spinti a giocare a un gioco che non offre loro difficoltà, perché comunque non migliorano, non migliorano le proprie performance. Un cervello vuole sempre di più, vuole adattarsi, vuole rielaborare delle cose, vuole, insomma, capire meglio e abituarsi a capire. In questa maniera si ha un gioco che rischia di essere passivo, perché l'unica difficoltà è lanciare la Pokéball. Quindi rimango un bambino che non voglia rielaborare, non è che abbia sete di conoscenza di nuove cose, e secondo me questo è un pericolo, perché comunque si rischia di avere una sessione di gioco fin troppo passiva. Un'altra difficoltà palese è che il target di questo Pokémon Let's Go Pikachu, sì, ok, sono i bambini, perché i bambini poi crescono e per anni e anni sono il tuo fanbase, quindi sono soldi facili, però i bambini adesso non vogliono più giocare a Pokémon. Adesso i bambini vogliono diventare grandi. I bambini vogliono sempre essere grandi, vogliono crescere, è quello che vogliono. Se tu fai un prodotto pensato per i bambini e dici guarda, questo è per i bambini non lo comprano. Convinci i genitori, ma non i bambini. I bambini vogliono Fortnite, vogliono cose del genere, vogliono cose che li tiene impegnati, che li riempiono di impulsi dall'inizio alla fine perché sono abituati da smartphone, iPad e televisione a essere tempestati di stimoli. Quindi un videogioco come Pokémon Let's Go, che magari non solo dura solo 20 ore o la campagna o l'esplorazione, ma che non ti spara flash, potrebbe essere la scelta sbagliata per il mercato in questo momento. La rivoluzione, però, anche nel marketing c'è stata, perché una volta che ci hanno fatto un pochino di più giocare a Let's Go, una volta che il trailer è stato qualcosa riguardo effettivamente ai contenuti del videogioco e non un fottutissimo e ridicolo trailer di Mega Gyarados e Mega Kangaskhan che ci dice che ci hanno tolto le abilità e basta, e che di nuovo non presenta nulla, invece qua abbiamo avuto roba in più. Questo Rapidash a me ha cambiato quasi la visione completa di Let's Go, perché io finalmente ho visto la possibilità di cavalcarlo. Mi sono ricordato di quando una volta da piccolo guardo Fra il Pardini e gli faccio: ma quanto sarebbe bello se mi facessero un videogioco dove io mi posso cavalcare Charizard, posso svolazzare. C'è lì un alberello su cui devo fare taglio, mi gira il cazzo, ci potrei volare benissimo sopra con Charizard. Finalmente l'hanno fatto. Questa è una cosa davvero clamorosa. Questa è la cosa su cui dovevano puntare sin dall'inizio. Secondo me, non sulla cattura, sul gameplay, su come si sviluppa il tuo rapporto con l'ambiente. E invece no. Si sono basati sul limitarci a dire: ah, guarda, è Pokémon Go, è come Pokémon Go, quindi tutti quelli che giocano a Pokémon Go lo troveranno divertente. E invece no, non è così, è un ibrido, lo sanno tutti, lo sapete voi, lo sappiamo noi. Questo ci dovevate dare sin da subito, non il contentino, la caramellina di Pokémon Go, che fa schifo.
La seconda cosa è il surf, quindi le modalità ancora di più di interagire con l'ambiente, è questo che rende un gioco divertente, il gameplay, come si affrontano le difficoltà, come si affronta l'ambiente, tutte queste cose sono fondamentali, sono importanti ed effettivamente stanno iniziando a convincermi, perché seppur la grafica sia completamente bambinesca e io un po' me ne distacco da questa grafica, vorrei una grafica un pochino più seria, dettata di noi un po' simile a XY quasi, non col testone classico, però comunque ci stiamo avvicinando, ci stanno dicendo guardate che noi facciamo un po' di gameplay e quindi il gameplay è quello che vi diverte e se il gioco sarà divertente non avranno alcuna difficoltà nel venderlo, non come qualcuno aveva paura, anzi, farà davvero il botto. Quindi, investiti da un'assurda e immensa nostalgia, ci viene anche una speranza che questa semplificazione di Pokémon sia soltanto la fase uno di un piano più grande, perché magari c'è la fase 1 in cui levo roba, allargo il target, rendo tutto più semplice, tutto più accessibile per il casual gamer, e poi, secondo me, spero ci sia una fase 2 in cui c'è una specie di rivoluzione, insomma, facciamo un qualcosa che per attirarvi sulla nuova console, casual, poi vi costruiamo il PvP. Perché comunque il PvP, player contro player, è una parte dominante nel mercato videoludico. Dire ok, non faccio più PvP è rinunciare a una grossa fetta di soldi e io credo che The Pokémon Company non voglia rinunciare a una fetta di soldi così grande. Quindi ad ora, una volta che sono usciti questi trailer, mi sentivo con due sensazioni diverse. La prima è di essere completamente fuori target perché io odio ciò che non sia PvP. La seconda, un po' di curiosità perché ritornare bambino, finalmente non sentirmi addosso quella rabbia, quel cattivo cattivo, devo fare per forza PvP, ma tornare a godermi un gioco per la storia sarebbe un po' una rivoluzione anche per me, tornare un po' bambino, tornare un po' dove non devo per forza combattere contro qualcuno, ma c'è solo il godersi il viaggio in una nuova regione, quindi godersi un videogioco è una cosa che manca da tanto. Poi è arrivato lui, Meltan. E lo so che corro grandi rischi di prendere dislike, di avere molti iscritti che se ne vanno, di iniziare a starvi un pochino più sulle palle, però la mia opinione su Meltan è derivata dal come lo hanno utilizzato e del perché, secondo me, è venuto fuori adesso Meltan e soprattutto, secondo me, cosa è per il gioco immerso nel gioco. Secondo me, Meltan è puro e semplice marketing. Meltan è solo una pubblicità, è uno specchietto, non per le allodole, ma per tutti, perché effettivamente ci ha ben trollati. Ci ha catturato l'attenzione questo Meltan. Tutti ci siamo chiesti: ma che cazzo è quel bullone di merda che sembra un dito e che sta spuntando ovunque su Pokémon Go? Ecco, quello è stata una mossa molto geniale da parte di Pokémon Company. Hanno utilizzato Pokémon Let's Go per quello che è un canale di marketing. Pokémon Let's Go è stato questo. Sì, vabbè, fanno dei milioni di fatturato, ma Pokémon Go è stato esclusivamente una pubblicità sotto forma di gioco che tutti hanno giocato, ma pubblicità era. Quindi cosa hanno detto? Sfruttiamo Pokémon Go per quello che è un modo di fare pubblicità. E che maniera migliore è se non rilasciare in anteprima un nuovo Pokémon su Pokémon Go in maniera tale da rimischiare le carte, fondere un po' i giochi e portare tutte le due community in Pokémon Switch? Questo ce lo dice il discorso tra il professor Willow e il professor Oak. Il professor Oak trova solo una roba di metallo accanto dentro la scatola, la manda al professor Willow, Willow la apre e siccome è nel luogo in cui deve essere, è un botto, c'è un botto di Meltan e quindi uno dice ok, bisogna fare la ricerca su Meltan, bellina questa ricerchina su Meltan perché appare solo su Pokémon Go, poi te lo potrai scambiare, quindi...
c'è l'interazione tra i due mondi, però questa interazione viene portata come novità assoluta. Ma ragazzi, l'interazione tra due console diverse, tra due software diversi, c'è sempre stata, è sempre stata la banca Pokémon, ed è ciò che chiediamo da anni, avere una banca Pokémon che sia compatibile con tutto, e non ce la danno, e ci vengono invece a dire che connettere Pokémon Go e Pokémon Let's Go è una nuova cosa. Col cazzo, è una cosa che chiediamo da anni, e anche sfalsata, perché comunque è solo Pokémon Go e Pokémon Let's Go. Quindi è una connettività limitata, non implementata, non è una cosa migliorata, in primis. Il secondo punto, per quanto riguarda la forma, a me mi sembra qualcosa di concepito e anche male. I due colori stanno male insieme, non c'è solo colori caldi insieme a un grigino metallo che sembra quasi un dito, non ci sono dettagli, non c'è empatia, non c'è una bocca, c'è solo un occhietto, quindi non ha neanche una faccia per poter dire che psicologicamente ne sei attirato per determinati effetti. È un cosetto, è un bullone, quindi non è neanche troppo accessibile. Può essere carino, ma neanche più di tanto, secondo me è più che altro un mistero. E questa è la parte fondamentale, perché comunque il mistero magari mi dice che in Pokémon Let's Go ci sarà molto più da esplorare. Non c'è da combattere, c'è da esplorare, c'è il mistero, c'è da capire, c'è da scoprire, da ricercare. Però ragazzi, siamo nell'era di internet, per capire e ricercare basta scrivere su Google, il gameplay te lo rovinano, perché comunque te lo spoilerano subito e dubito che possa durare più di 20 ore comunque un gameplay, e 20 ore di gameplay rispetto a infiniti sul Battlespot è comunque pochissimo. Infine, il punto finale è la trasformazione di Meltan che si vede nel trailer. Questa qua in alto a destra, insomma alla vostra sinistra, è l'evoluzione o l'assemblamento di Meltan, perché comunque lo dice nel trailer che quando sono tutti insieme succede qualcosa di figo, no? E si vede l'ombra di questo Meltan, quindi mega hype, fusione, assemblamento, nuova figata, nuove teorie da fare. Infatti non vedo l'ora che esca il video di Cilurzo per capirne qualcosa su questo Meltan, che ancora c'è un punto interrogativo enorme, e secondo me gran parte del valore che avrà questo gioco, questo Pokémon, non sarà perché ha effettivamente valore, ma io attribuisco il valore di questo Pokémon alle teorie che Cydonia ci farà sopra, perché questo Pokémon per ora non vale niente, ma una volta che Cydonia ci mette bocca e ne fa una teoria, allora questo Pokémon vale tantissimo. Ma chiudiamo questa parentesi. Sapete cosa mi ricorda questo assemblamento? Dai, lo ricorda anche a voi. Mi sembra alquanto e abbastanza palese che la formula di The Pokémon Company per pubblicizzare e fare del marketing al nuovo gioco sia di fare i Megazord e le Mega Fusioni, perché lo abbiamo visto con Kyurem all'inizio che si fondeva con Zekrom o Reshiram, l'abbiamo visto con Zygarde che aveva le cellule che si fondevano tra di loro fino a diventare un Megazord, l'abbiamo visto con Necrozma che si spezza e va a diventare l'armatura di Solgaleo, insomma che lo assorbe. I Megazord, i robottoni, attraggono i bambini, sono una cosa di pubblicità immensa. E allora io mi chiedo, è l'ennesimo Megazord Meltan? È l'ennesima mossa di marketing per attirare i bambini che vanno matti per i robottoni? È tutto qua? È solo un tentativo di vendermi il videogioco perché fa figo e poi, come è stato per tutti gli altri, chi se ne frega perché è solo la signatura del leggendario questa fusione, e in tutto il resto del gioco non troverai nessuna fusione con nessun altro Pokémon, nessuna armatura di nessun altro Pokémon, nessuna forma Megazord per nessun altro Pokémon. Quindi Meltan sarà solo un caso a parte, sarà solo uno specchietto per le allodole, sarà solo un Pokémon vetrina per attirare qualche bambino in più al gioco, per poi non cambiare un cazzo e rimanere solo a sé stante un Pokémon vetrina copertina? Questa è la mia domanda. Chiedo la vostra opinione. Ho ancora dei dubbi riguardo a Pokémon, però sono comunque positivo. Io onestamente non credo ancora di spendere 400 euro per un gioco
visto che il competitivo mi sta dando ancora tanto e sarà ancora su Ultrasole e Ultraluna. Spero che una volta che il gioco uscirà mi convincerà e io prenderò i miei 400 euro subito sull'unghia e li comprerò, perché questo vorrà dire che Pokémon avrà fatto un passo da gigante. Lo spero. Tifo per TPCI, tifo per Pokémon e tifo però anche per la nostra community, ecco. Tutto lì. Infine, ho il dovere di dirvi che se cercate Meltan su Google Immagini trovate questa signorina qua, che è una modella che si chiama appunto Meltan. E effettivamente la preferisco di gran lunga al nuovo Pokémon. E ne approfitto per dirvi una cosa: basterebbe davvero poco per rendere un gioco Pokémon perfettamente comprabile da chiunque. Prendere Pokémon Showdown e implementare quei 6 MB di dati in ogni cartuccia. Perché se facessero così, ogni fottutissimo gioco di Pokémon spingerebbe per il PvP, la community ne sarebbe contenta. E niente, ve lo dico in mezzo alle tette per convincervi ancora di più. Voglio Pokémon Showdown in mezzo a ogni gioco. Cazzo!